5 incontri per preparare la cittadinanza a eventi calamitosi. Si parla di quello che più spesso è successo negli ultimi tempi quando ci sono state delle forti piogge. In questo caso il Comune decide di rivolgersi proprio ai cittadini. Innanzitutto consentitemi di ringraziare veramente di cuore le associazioni di volontariato della città di Pescara e non solo, e in questo caso l'associazione Volontari Senza Frontiera per questa straordinaria iniziativa che aiuta il Comune di Pescara a far conoscere alla cittadinanza come comportarsi, come agire in caso di eventi calamitosi. È un'iniziativa molto importante che fa il paio con quelle che stiamo portando avanti, e cioè cercare di dare alla protezione civile della città di Pescara una fisionomia nuova di quella che è vicino tutti i giorni ai cittadini, per spiegare, far capire e non farli trovare impreparati. Il progetto che stiamo realizzando, ha due obiettivi: quello di appunto informare la cittadinanza di quello che devono fare per potersi salvaguardare in eventualmente ci fosse un'emergenza, e l'altro invece è quello di sensibilizzare appunto il cittadino al valore del volontariato, affinché anche loro possano essere formati e preparati tecnicamente con le pratiche di protezione civile per poter partecipare poi alle associazioni di protezione civile.